Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Allora Davide, altri tempi, tempi se vogliamo anche belli dal punto di vista dell'entusiasmo, del feeling con i tifosi, quelli che ti hanno visto vestire la maglia rosanero. O ancora oggi penso che puoi reputarla la tappa forse più importante, più significativa della tua carriera. Sì, no, sicuramente per me sì, perché Palermo è stato di 3 anni bellissimi dove insomma era un altro Palermo, un Palermo un po' più povero, quello non c'entra niente con questo, però insomma abbiamo fatto il campionato, poi c'era molto entusiasmo, anzi io poi parlavo con degli altri giocatori, non so, tipo Brienza, questi che comunque hanno visto la Serie A col Palermo, e mi dicevano che proprio in quegli anni c'era talmente tanto entusiasmo che c'era anche più gente allo stadio. Mi ricordo le partite col Savoia, col Catania, col Messina, facciamo 35.000 persone, ecco, quindi c'è l'entusiasmo, ecco, quello che oggi purtroppo a Palermo non c'è più. Sì, purtroppo è venuto a mancare a causa di una serie di errori davvero dissennati negli ultimi 2 anni, una gestione deficitaria da parte del padrone Maurizio Zamparini, in particolare quest'anno con le bailam clamoroso di tecnici e anche di dirigenti, un ultimo posto che ci viene duro dirlo, Davide, ma forse è meritato in questo momento. Ma forse sì, in questo momento sì. Io penso da che giocatore, insomma, vedere tutti questi cambi in panchina, anche quando le cose comunque vanno abbastanza bene, perché il Palermo ha cambiato tanti allenatori, ma molte volte non aveva neanche bisogno di cambiarlo, ecco, destabilizzano un po' l'ambiente, un po' la squadra, anche perché quando cambi l'allenatore a volte devi capire che puoi fare anche peggio. Ma non, a mio avviso non si tratta neanche di allenatori, è come avete detto voi prima, insomma una cattiva gestione degli ultimi anni, quando il Palermo come società insomma non gli manca niente per rimanere veramente ai livelli che era negli altri anni e fare anche di più. Quindi penso che sia stata un po' una serie di errori accumulati e ora in questa situazione. Allora Davide, tu avrai seguito qualche gara del Palermo, è chiaramente insomma una squadra deficitaria e lacunosa proprio dal punto di vista delle qualità tecniche individuali in ogni reparto. Ecco, qual è a tuo avviso il punto di maggiore criticità? Cosa manca principalmente a questa squadra per riuscire a fare un finale di campionato magari discreto, a mantenere la categoria con un miracolo? Che di miracolo si tratta, perché secondo me sarà veramente difficile che il Palermo rimanga in Serie A. Ma sicuramente c'era l'urgenza di una punta, di qualcuno che comunque garantisse da qui alla fine un girone di ritorno, un 12-13 gol, un attaccante che potesse sbrogliare quelle partite che magari andavi verso il pari e c'era un attaccante che ti poteva fare la differenza. Un attaccante che in questo momento secondo me al Palermo serviva come il pane. Poi insomma, io penso che quando ti devi salvare, prendere troppi stranieri non sia una buona cosa. Ti salvi con i giocatori italiani, soprattutto a gennaio quando cerchi di riparare, però insomma magari sbaglio io, però in questo momento la vedo così. Ilicic doveva essere quello capace di fare la differenza insieme a Fabrizio Miccoli, ancora una volta una stagione altalenante, direi anche deludente. Ha fatto benissimo al suo arrivo in Italia in coppia con Abbie Pastore, ora sono un paio d'anni che non riesce assolutamente a incidere. Ecco, qual è la tua valutazione sul calciatore, se lo ritieni magari sopravvalutato a determinati livelli? Ma sicuramente è un buon giocatore, ci ha fatto vedere tantissime cose positive, tantissimi colpi, un giocatore che potrebbe stare benissimo in una grande squadra. Chiaramente il fatto che la posizione in classifica sia quella l'ha sicuramente penalizzato. Dall'altra parte, come avete detto voi, è un giocatore che non riesce a trovare la
la continuità, ecco, quello che manca per diventare campioni ai giocatori con queste potenzialità, con questi colpi, è la continuità. Se fai una partita sì, 5-0, si punta a capo, quindi non lo so, sicuramente può ancora crescere, perché in mezzo alle potenzialità ce l'ha, ci ha veramente fatto vedere delle cose bellissime, quindi magari non è ancora il suo momento, e arriverà. Da Roma di Andrea Azzoli. Prego Davide. Non è stato aiutato dalla situazione. Dicevamo, la Roma di Aurelio Andrea Azzoli totalmente diversa rispetto a quella di Zeman, ha trovato concretezza, solidità, equilibrio tattico, è una Roma di spallettiana memoria, che non dà punti di riferimento, che va molto dentro coi centrocampisti e che è capace davvero di fare molto male, un avversario brutto per il Palermo in questo momento. Ma sì, in questo momento sì, se mi parlavi di 2-3 mesi fa ti potevo dire di no. Il problema quando c'era Zeman anche lì era il fatto di non essere continuo. E non è mai stato continuo, visto le partite con la Roma, con le difese che uno a guardare veramente quello che combinavano dietro era da mettersi sempre nei capelli. Già. Però insomma adesso ha preso, gli ha dato ordine, cioè, ha capito un attimo dove erano le lacune con la squadra, perché i giocatori li ha sempre avuti, ce l'aveva anche prima. Chiaramente ha registrato i punti deboli, ha messo a posto la prima cosa la difesa, perché la prima cosa che battava gli occhi guardare la Roma era la difesa. Era imbarazzante, ma non di uomini, come giocavano. Certo, come atteggiamento. Francesco Totti, una seconda, forse una terza giovinezza, Prandelli ha aperto nuovamente le porte della nazionale. Ecco, pensi possa davvero essere utile in vista di Brasile 2014 se dovesse mantenere questo tipo di condizioni? Ma giocatori come lui sono utili in qualsiasi competizione, in qualsiasi momento, se sta bene, come sta con il periodo che sta attraversando ora. Chiaramente quelle sono le valutazioni che aspettano il mister. Per esempio, se parliamo del mondiale vinto nel 2006, Totti sicuramente non stava così bene. Era un altro Totti che veniva dall'infortunio e non era sicuramente, non stava bene come adesso. Quindi se il mister ha deciso di prenderlo in considerazione, secondo me giocatori come lui ti possono sempre risolvere le partite in qualsiasi momento. Giorgio Perinetti, tu lo conosci molto bene, è tornato, ci ha messo la faccia dopo essere stato tra virgolette accompagnato alla porta da Maurizio Zamparini, che si è innamorato professionalmente di Pietro Lomonaco, insomma un amore finito poi molto presto. Ecco, il Palermo, anche in caso malaugurato di retrocessione, deve ripartire da un dirigente qualificato, esperto, a tuo avviso, come Giorgio Perinetti? Ma io Giorgio lo conosco bene, ti dico sicuramente di sì. Come sicuramente non ho niente da dire sullo Monaco, che comunque è un dirigente di altissimo livello. Il problema è sempre quello: cambiarli, poi richiamarli, poi cambiarli, poi richiamare, poi cambiare. Cioè, fino a che punto serve cambiare dirigenti o richiamare dirigenti? È lì che uno si deve interrogare. Giorgio lo conosco da una vita e una bravissima persona, secondo me. È uno che pensavo potesse durare di più con Zamparini, e invece causa e risultati chiaramente non è stato così. Però sì, io, se mi dici di ripartire da Perinetti o dallo Monaco, ti dico che è indifferente, perché sono tutti e due uomini di calcio, esperti, che sanno quello che devono fare. Ora c'è Perinetti, ti dico sì, ripartire da lui. Per chiudere, Davide, poi ti lasciamo andare ringraziandoti ovviamente della tua grandissima disponibilità. Ecco, Maurizio Zamparini certamente ha investito tantissimo nel calcio, ha fatto tanto per il Palermo portandolo quasi alle soglie dei massimi livelli. Adesso forse sembra un po' stanco, un po' demotivato, un po' distratto da altro. Ecco, Zamparini è la fortuna del Palermo, a tuo avviso, o oggi il Palermo è un po' prigioniero della volubilità di Maurizio Zamparini in assenza di alternative importanti? Può essere condannabile, capisco la gente, capisco tutti quanti, ma io penso che sia, a oggi ti devo dire che è ancora la fortuna del Palermo, perché comunque ha investito molto, ha fatto vedere tantissime cose, ha riportato il Palermo a dei livelli altissimi,
a mio avviso posso dire che poteva continuare e poteva anche portare i livelli più alti, questo sì. Posso dire, però gli errori li fanno tutti, però ancora oggi penso e sono sicuro che anche lui sia stata la fortuna del Palermo. Poi magari un'annata disgraziata come quella di quest'anno ci può stare, ma io sono sicuro che lui in caso di retrocessione la riporterebbe subito in Serie A. Davide, la Serie B si sentirebbe dentro, insomma. La Serie B tu l'hai fatta, ecco, che campionato è? Come deve agire il Palermo? Fare una super squadra, magari confermando quei giocatori di altissimo spessore come Donati, come Fabrizio Miccoli, come Sorrentino, D'Ossena, oppure fare sì. Tabula rasa e ripartire dai giovani? Beh, giocatori come Donati, come Miccoli soprattutto, insomma, prima di mandarle via ci penserei un attimo, perché sono comunque giocatori, soprattutto Miccoli, attaccato alla società, il valore si sa, quindi no, magari anche i giovani, però di valore, insomma, la Serie B di oggi non è più quella di una volta, quindi è vero che vincere è sempre difficile, però se vado indietro di 10-12 anni, 13 anni, le squadre che erano in C1 e in B ora sono tutte in Serie A, quindi non è più la B di una volta, lavorando bene con i giovani, con qualche giocatore esperto come Miccoli, come Donati, sicuramente io penso che il Palermo non abbia problemi, però sai, vincere, ripeto, è sempre difficile, anche se in Serie B ti chiami Palermo. Davide, pronostico su Palermo-Roma e poi sulla corsa salvezza, perché per adesso sembra un testa a testa Genoa-Siena, il Palermo ancora non vuole mollare, insomma, sii sincero. Beh, dura, posso metterci una doppia? fai pure. Perché Palermo comunque deve vincere per forza, no? Per i pronostici. Guarda, può capitare di tutto, sono due squadre che può capitare di tutto. Palermo deve vincere per forza e così deve sperare. La Roma uguale, sta andando bene, c'è il morale alto. È una partita che in altri anni magari ti avrei detto uno fisso, ora invece ho qualche dubbio. Eh già, corsa salvezza, Genoa, Siena, Palermo, mancano 9 giornate, chi la spunterà a tuo avviso? Ma a mio avviso non lo so. Sincero, senza piaggeria. Ha lavorato sul mercato bene, è una squadra abbastanza solida, anche se vorrei dire Palermo, io comunque sono sempre rimasto legato alla squadra, però quest'anno la vedo veramente dura. E insomma, come la vediamo difficile un po' tutti, speriamo di sbagliare, di essere smentiti. Davide, noi ti ringraziamo. Voi palermitani è dall'inizio anno che la vedete difficile, quindi dopo le partite, quindi vi conosco purtroppo non avevamo anche prima, avevano detto purtroppo non avevamo ora sbagliato, è normale, ora adesso è veramente difficile. Poi è normale che la pensiate così. Allora Davide, noi ti ringraziamo, insomma, chiaramente. Dimmi. Scusate un attimo, dopo che non vinci in casa con l'Atalanta, pareggi con Pescara, riperdi in casa con, cioè non fai punti in casa, è veramente dura dopo salvarsi. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.